ritroviamo qui questa mattina con questa iniziativa innovativa, particolare, e speriamo che colpisca la cittadinanza, il passaggio dalla piazza, perché giovedì scorso, 20 settembre, è arrivata ai comuni l'autorizzazione di Città Metropolitana relativa alla discarica di rifiuti speciali nell'ATEG 11, progetto Solter. Questo progetto ci ha visto sempre assolutamente contrari, sia l'amministrazione comunale di Busto Garolfo che quella di Casorezzo, che il Parco del Roccolo. Con noi si sono schierati i comuni delle aree omogenee dell'Alto Milanese e del Magentino Abbiatense. Abbiamo lottato contro questo procedimento autorizzativo da lungo tempo, praticamente siamo in attività in questo senso da 3 anni. Lo abbiamo fatto da un punto di vista delle azioni legali, abbiamo già presentato ricorsi al TAR contro il mancato ripristino rispetto alla convenzione del 2002 che stabiliva già come andava ripristinata la cava una volta finita l'attività di escavazione. Abbiamo presentato il ricorso contro la VINC e la VIA e adesso ci prepariamo a presentare il ricorso anche contro l'AIA, richiedendo anche la sospensiva. Insieme alle azioni di tipo legale abbiamo sempre portato avanti in questi anni anche attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Innumerevoli sono state le assemblee pubbliche e anche le manifestazioni, generalmente portate avanti insieme a Casorezzo e al Parco del Roccolo. Dopo l'arrivo dell'autorizzazione di giovedì 20, abbiamo, insieme alle associazioni di Busto Garolfo e di Casorezzo, abbiamo pensato questa iniziativa nuova che deve appunto colpire tutti i cittadini e che invita direttamente all'assemblea pubblica che terremo lunedì 25 nella sala consiliare di Busto Garolfo. Insieme ai cittadini che parteciperanno, oltre a naturalmente ad informare sugli sviluppi, insieme a loro decideremo le future azioni di lotta. L'AIA è l'ultimo atto del procedimento autorizzativo, ma noi non ci diamo per vinti e continueremo la nostra lotta.